Patrol, siamo pronti all'azione, signori! Rubble è atterrato su un pianeta alieno e sembra che sia rimasto bloccato. Per questa missione spaziale mi servirà... Chase! Ci pensa Chase nello spazio! Ottimo! E ci servirà anche... Rocky! Semaforo verde, signore! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Ehi, amico! Come ci sei finito qui? Allora, Chase, Rubble sta bene? Sì, Ryder, sembra che stia bene, ma invece di parlare fa degli strani suoni. Si riprenderà quando sarà a casa. Ha la zampa incastrata. Pizza! Rete! Salta su, Rubble! Ryder, cuccioli, aiuto! Ehi, guardate, ho trovato Rubble! Eh? Ma se Rubble è laggiù, allora... tu non sei Rubble! Questo non è Rubble! È un Rubble alieno! Quindi Rubble ha un sosia! Amici, spero che mi sentiate perché mi serve aiuto! Vuol dire che Rubble è ancora laggiù! Dobbiamo salvarlo e in fretta! Sky! Rocky, Chase, Zuma! Siete tutti qui! E pronti ad aiutarti! Rete! Salta su, amico! Sì! Grazie, cuccio! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Un forte rumore nella giungla ha spaventato un cucciolo di elefante e il suo papà. Dobbiamo agire in fretta e tirare fuori il cucciolo dalle sabbie mobili prima che sprofondi. Per questa missione mi servirà... Rubble! Rubble come un razzo! E Rocky! Semaforo verde, signore! E Chase! Ci pensa Chase! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Va tutto bene, campione! Sta per arrivare la Paw Patrol! Ponte di pietre in arrivo! Wow, queste sabbie mobili sono profonde! Proviamo con questo? Ottima idea, Rocky! Se la pietra non funziona, proviamo con il legno! Ardano! Aziona l'argano, Chase! Argano! Indietro! Il piccolo è pesante! Dobbiamo cercare di ancorare il veicolo! Grazie, amico gigante! Rubble, metti quel tronco sotto di lui! Ci penso io a sganciarlo! Fai attenzione, Rocky! Ottimo lavoro, amici! Non c'è di che, papà elefante! Ricordate, ogni volta che sentite uno strano suono, noi siamo a disposizione! Super Cuccioli, siamo pronti alla superazione, signore! Perfetto, Cuccioli, perché questo salvataggio sarà davvero impegnativo! Qualcuno ha trasformato il faro in un razzo e lo sta portando nello spazio! E non è finita! Capitan Turbot è rimasto dentro! È terribile! Dobbiamo riportare Capitan Turbot e il suo faro a terra! Super Sky! Il razzo sale molto in fretta, quindi userai il tuo super vortice per metterlo in orizzontale! E Super Rubble! Userai la tua super forza per potenziare i raggi traenti del superaereo! Dobbiamo riportare a terra quell'edificio volante! Al lavoro, Super Cuccioli! Bene, Ryder! Il faro ora non è più diretto nello spazio! Preso! Bel lavoro, Super Cuccioli! Non so per quanto ancora riuscirò a resistere! Oh,
Zuma, Rocky, venite subito qui con i vostri veicoli acquatici. Rocky, Zuma, è ora della super carica. Ora riesco a vedere il fondale. Eccolo lì, va da quella parte. Zuma, ferma quel faro. Stiamo per schiantarci su quella lumaca di mare. Oh, anche per me è un piacere rivederti, François. Voi avete salvato me e la mia casa, grazie, Paw Patrol. Pronto, Sindaco Goodway, come va? Ryder, Danny ha appena preso il volo, letteralmente. Due aquile l'hanno catturato e se lo stanno portando via. Se indossa ancora il casco, forse sta trasmettendo tutto in diretta, devo controllare. Sono Uccello X il Temerario e sto volando verso un'avventura epica nel cielo! Lo dobbiamo salvare! Nessun rapace è troppo grande per un cucciolo coraggioso! Ah! Questo sì che è un atterraggio estremo! Oh, ho capito! Cari fan, questi istruttori pennuti di volo estremo vogliono insegnare a Uccello X il Temerario a volare! Scusatemi, amici! Non riesco a volare! Wow! Grazie per l'aiuto! Ehi! Ci sto riuscendo! Crede di volare, ma sta soltanto rimbalzando! Dobbiamo riuscire ad avvisarlo, ma non ci sente! Oh, ci sono! Chase, usa il drone spia per portare il walkie-talkie a Danny! Drone! Una drone consegna espressa in arrivo! Forte! Stanno piovendo walkie-talkie! Possiamo parlare dopo? Sono nel mezzo di una lezione di volo ora! Danny, resta fermo finché non veniamo a salvarti! Meglio cancellare i piani di volo! Aiuto! Coraggio, Ali! Volate! D'ora in poi il volo lascialo a me! Grazie per il salvataggio al volo, Paw Patrol. Non c'è di che. In ogni occasione di volo estremo, noi siamo a disposizione. Salve, Sindaco. Ryder, emergenza! Emergenza! La staffa di Cicaletta è scomparsa! La Paw Patrol arriva immediatamente. Potrebbe aiutarci a sapere in quale direzione sono andati i ladri della statua. Chase, prova a scoprire qualcosa usando i tuoi occhiali termici. Ryder, impronte! Finiscono vicino al tombino. Chase, manda giù un drone per vedere se trova qualcosa nel sistema fognario. Lancio! Ecco la statua! Sì! Ma perché si muove? Il sindaco Amdinger, dovevo immaginarlo. Non ricordo di aver invitato la Paw Patrol all'inaugurazione della mia statua. Il sindaco Amdinger deve aver rotto la videocamera del drone. Beh, allora dobbiamo seguirlo in un'altra maniera. Che succede, Ryder? Il sindaco Amdinger ha rubato la statua di Cicaletta e cerca di fuggire attraverso le gallerie sotto Adventure Bay. Prendi l'Overcraft e vediamoci al canale. Ryder, guarda! È l'ora del bagno! Aspetta, la corrente è troppo forte. Ci porterebbe via e ci trascinerebbe fino alla baia. Questa galleria ci porterà direttamente a Foggy Bottom. Cosa? Un alligatore! Marcia indietro, gattini! No! 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 Chase, Sky, dovete prepararvi a fare una bella presa! Abbandonare il trasportino! Rete! Questo è davvero imbarazzante! Ottimo lavoro, Paw Patrol! Pulisca bene dietro le ali! Per colpa sua sono sporchissime! Salve, signor Hall. È emozionato per il suo grande giorno? Lo ero, finché qualcuno non ha deciso di portare via la mia patata arcobaleno e distruggere il mio orto.
È terribile! Il fotografo del libro dei vegetali dovrebbe essere qui a minuti! Oh? Che succede? In anticipo! Dicono che oggi è una giornata perfetta per le patate! Tranquillo, troveremo il suo tubero. Nessuna patata è troppo scomparsa per un cucciolo coraggioso! Ora sistemo tutto! Io comincio a cercare degli indizi! Direi che è a posto, Rubble. Puoi coprire la buca. Chase, ci sono novità? Direi di sì. Da un'occhiata. Ci sono delle tracce di animali. Lancia il drone e vediamo di scoprire a chi appartengono. Così riusciremo a trovare anche la patata. Woo! Drone! Seguiamo quel drone! Si stanno divertendo un mondo. Come ci riprendiamo la patata? Useremo un diversivo. Adesso utilizza il tuo sparapalle per cercare di distrarli. Woo! Sparapalle! Ha funzionato! Ottimo! Ciao, ciao, castorini! Adesso torniamo alla fattoria! Oh, un altro fan della patata arcobaleno? Certo! Comincia a radunarsi una folla che vuole vedere la sua patata speciale. Allora, dov'è che si trova? Beh, a dire la verità, la patata è... proprio qui! Bene, bene, bene! Dichiaro ufficialmente che la patata arcobaleno del signor Al è una delle meraviglie vegetali del mondo! Evviva! Sì, Patrol, siamo pronti all'azione, Capitano Ryder! Il sindaco Hamdinger ha rubato l'invenzione di François e ora si dirige all'isola delle tartarughe, che è circondata da pericolosi scogli e potrebbe farsi male. Per questa missione avrà bisogno di... Rubble! Userai la tua scavatrice per spostare gli scogli e raggiungere l'isola. Rubble come un razzo! Ci siamo! Al lavoro, sì, Patrol! Eccola là! Oh, 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 oh. Pua! Ma non riesco a togliermi questi stivali, oh, lasciamo stare! Ah, ho un'isola da rivendicare! Io nomino quest'isola Foggy Bottom Island! Torna qui, tu ladruncolo di bandiere! Oh! Un fosso sulla mia isola? Io non approvo una cosa simile. Rimetterò gli scogli a posto quando partiremo, Ryder. Ottima idea, Rubble. Non modifichiamo l'habitat delle tartarughe. Allora, dov'è il sindaco Hamlinger? Da quella parte! Coraggio, cuccioli! Sembra una buca dove una tartaruga ha deposto le uova. Oh oh! Mamma tartaruga non gradirà la presenza del sindaco Hamdinger nel suo nido. Rubble, usa la gru! Ricevuto! Tenga duro, sindaco! La tireremo fuori! Presto, sindaco! Oh no! A quella montagna ambulante non piacciono i sindaci! Tiratemi fuori di qui! Grazie per avermi salvato, Paw Patrol. Quella tartaruga gigante poteva, beh, schiacciarmi! Non si preoccupi, sindaco. Se finisce in un fosso, noi siamo a disposizione. Ehi, cos'è quello, signor Wingnut? Il Volavento 3000, un frisbee automatico alimentato da una potente batteria che torna da solo dopo essere stato lanciato. Ora non dovrebbe tornare indietro. Oh, fermate quel Volavento! Oh! Che cosa è stato? Meglio chiamare la Paw Patrol! Grazie al cielo sei qui, Ryder! La tireremo giù, signor Porter! Marshall? Scala! Grazie, Marshall! Il mio secchio è rimasto lassù, però! Nessun problema, ci penso io! Sto bene! Ecco il disco volante! Il Volavento ha preso cali! E che cosa facciamo? Ci aiuterà il miglior giocatore di frisbee di Adventure Bay. Chi è? Bravo, cucciolo!
Robo Cucciolo, afferra quel disco! Chase, la rete! Rete! Il ragno gigante delle caverne. Che cosa facciamo? La Paw Patrol! Siamo salvi! Allora, Capitan Turbot, visto che è sotto, penseremo prima a lei. Braccio meccanico! Fai in fretta prima che esca il ragno gigante delle caverne con la sua spaventosa faccia da ragno peloso! A fare il mio overboard, capitano! Ah! Salvataggio superbo, Rubble! Bene, cuccioli, ora liberate François! Adesso le stacco la gamba dalla ragnatela! A Rocky serve aiuto! Rocky, vola dall'altra parte della ragnatela e tirala con la pinza! Subito! Wow! Ora so cosa provano gli uccellini! Adesso la portiamo al sicuro! Yuhu! Manca un Turbot qui e sta arrivando il ragno gigante delle caverne! È senz'altro una silhouette sensazionale! Oh, posso farcela! Si aggrappi, capitano! Ci sono! Oh, guardate! Il ragno gigante! Ah, come potevamo aver paura di quell'adorabile piccolo aracnide? Ho localizzato un nuovo vulcano sommerso. La notizia è che non abbiamo scelta. Siamo rimasti incastrati nel cratere e il vulcano sta per eruttare. Aiuto! Sindaco Goodway, dovete uscire subito dall'acqua. C'è un vulcano sommerso che sta per eruttare. Oh, Cicaletta? Dove sei? Troverò Cicaletta, lo prometto. È troppo pericoloso, dovete risalire subito. Va bene, conto su di te. Capitan Turbot, François, siamo qui per tirarvi fuori dal vulcano. Funziona! Siamo liberi! Oh! Ryder, mettetevi al sicuro! Signor sì! Zuma, ritrai i bracci! Oh! Oh, oh. Sono qui, Cicaletta! Marshall, tieniti forte. Quel batiscafo sta per saltare. Dobbiamo muoverci prima che il batiscafo cada e colpisca l'acqua. Pronta, Sky? Questo cucciolo ha imparato a volare. Marshall, ho un paracadute. Afferra il gancio. La nostra pericolosa piombata a picco ha rallentato! Quando c'è un vulcano in eruzione, noi siamo a disposizione! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli. Cicaletta è incastrata dentro un orologio a cucù. L'orologio sta scivolando giù, seguito da alcune palle di neve. Everest! Scenderai a valle e userai il rampino per fermare l'orologio. E Rocky, userai i tuoi attrezzi per far uscire Cicaletta senza rompere niente. È un orologio molto speciale per Jake. Semaforo verde, signore! Ryder, teniamo d'occhio l'orologio. Si muove molto in fretta. Quella discesa deve essere spaventosa persino per una gallina coraggiosa come Cicaletta. Le palle di neve la travolgeranno, distruggeranno l'orologio. Ecco l'orologio a cucù. Ryder!
Ryder, la lancetta è quasi in cima! Tra poco si aprirà la porta! Rocky, quando si aprirà, cerca di prendere Cicaletta con la tua pinza! Pinza! Wow! Sì, ma le palle di neve stanno per colpire l'orologio! Non se prima riusciamo a farle scontrare tra loro! Everest, spingi quella a sinistra! Rocky, quella a destra! Sì, ha funzionato! Ora cerchiamo di scendere a valle e raggiungere l'orologio! Ryder, io sarei più veloce con il mio snowboard! Rampino! Ci è mancato poco! Bel lavoro, Everest! Rocky, puoi rimontare la lancetta e posizionarla in cima? Ecco, è a posto! Ora facciamo uscire Cicaletta! Direi che era ora che uscissi da lì, Cicaletta! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Siamo in una situazione appiccicosa! Mandy e altre due scimmie hanno fatto dei palloncini con della linfa, ma poi il vento le ha portate via! Dobbiamo fare in fretta per trovarle e riportarle a terra al sicuro. Per questa missione mi servirà... Tracker! Userai le tue doti da segugio e i tuoi cavi per riportarle a terra! Sono tutto orecchi! Al lavoro, Paw Patrol! Ryder! Continua a seguirle. Arrivano i rinforzi. Rispondi, Chase. C'è bisogno della tua rete per far scendere in sicurezza le scimmiette. Ci pensa Chase, signore. Tracker, fa scoppiare i palloncini con i cavi. Chase prenderà le scimmie con la rete. D'accordo, Ryder. Ci provo. Rete! Oh no, è rimasta appiccicata alla rete. Ora come facciamo a salvare l'altra scimmia? Mi è venuta un'idea. Rocky, l'ultima scimmia viene verso di te. Ci serve il tuo aiuto per salvarla. Semaforo verde, signore. Eccomi, Ryder, cosa facciamo? Devi invertire l'azione dell'aspirapolvere per fargli gettare fuori l'aria. Ah. Trasformeremo questo cicle in un palloncino su cui far atterrare Mandy. Ancora un po' più grande. Oh oh, il becco del tucano è molto appuntito. Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per aver fatto presto. Ace e Danny stavano scalando il grande quando hanno infastidito per sbaglio un'aquila e adesso sono bloccati sulla montagna. No! Per questa missione mi servirà... Sky, userai il tuo elicottero per distrarre l'aquila. In questo modo lascerai in pace Ace e Danny. Questo cucciolo ha imparato a volare! E Chase la spia. Userai il tuo cavo per aiutare Danny ed Ace a scendere a terra. Ci pensa Chase, la super spia! Bene, al lavoro, Paw Patrol! Quell'aquila ha ancora il mio bastone da selfie! Ryder! Sono estremamente felice di vederti! L'aquila non ci lascia proseguire! Sky, cerca di allontanare l'aquila! Ricevuto, Ryder! Certo che quel rapace è molto grosso, con artigli enormi e un brutto becco affilato! Vieni qui, uccellino! Andiamo, seguimi! Ora ho capito, puoi solo giocare. Non sei così spaventoso dopo tutto, ti puoi solo divertire. Bella mossa. Ehi, Danny, state calmi, vi faremo scendere prima che torni l'aquila. Chase, usa il tuo cavo. Subito. Cavo. Ci sono quasi! Ci siamo, Danny! Ora tocca a te! Danny! Sono felice che tu stia bene! Anch'io! Grazie, Paw Patrol! Non c'è di che! Il mio
mio bastone da selfie. Grazie, Aquila! Che ne dici di fare un'altra scalata? Direi di sì. Vogliamo che la spiaggia sia bella, pulita e sicura per le tartarughe marine. Arriveranno oggi a deporre le uova. E fatto! Attenzione, tartarughe marine! La vostra zona per deporre le uova è pronta. È pronta, eh? Ci sono. Sporcheremo tanto questa spiaggia che le tartarughe non si avvicineranno. Così nuoteranno fino a Foggy Bottom. Soltanto una cosa ci può fermare. Rocky! Quel cucciolo raccoglie cartacce più in fretta di quanto noi le gettiamo. Dobbiamo soltanto tenerlo lontano da qui. Oh no! Rifiuti in mare! Non vorrei che le tartarughe ci sbattessero contro. Devo fare qualcosa. Rimorchiatore! Oh? Eh? Torna subito qui! Oh. Ehi, quella è la mia targhetta! Mi servirà un altro piano. Ho costruito il miglior razzo sparacuccioli del mondo! Evviva il riciclo! Ho trovato anche le mentine. Non sono più buone da mangiare, ma ottime come propellente. Adventure Bay, sto arrivando! Semaforo verde! Rocky, come sei arrivato qui? Gattini, lanciate quella robaccia! Io non penso proprio! Credo che questa sia mia. Ci sono, Ryder! Ho ripreso il rimorchiatore! State pronti, le tartarughe si dirigono verso la spiaggia! Ottima notizia e ottimo lavoro, Rocky! Sono arrivate le tartarughe! Hip hip! Shh! Urrà! Oh, Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Dobbiamo trovare la mappa perduta e riparare la sua overslitta. O Babbo Natale non potrà consegnare i regali quest'anno. Dov'è la mia mappa? Oh, no! Per questa missione mi servirà Chase la spia. Ci pensa Chase la super spia natalizia. E Rocky. Semaforo verde! Fino al Polo Nord! Bene! Al lavoro natalizio, Paw Patrol! Che sfortuna! Rocky, cerca di capire cosa non va con l'overslitta. Subito! È il momento di trovare la mappa scomparsa. Chase, prova a cercare l'odore. Va bene. Sento odore di cannella. Deve essere il pasticcino che stavo mangiando mentre leggevo la mappa. Oh, scommetto che anche la mappa sa di cannella. L'odore di cannella proviene da quella direzione. Wow! Drone! Come procede con l'overslitta, Rocky? È un po' complicato, non ho mai visto niente di simile, ma cercherò di ripararla. Ottimo! Ryder, ho trovato parte della mappa sull'albero di Natale. Su questo pezzo di mappa c'è Adventure Bay? Se Babbo Natale non la vede, non saprà di dover passare di qua. Dobbiamo riportarti al Polo Nord, è in fretta. Ma sembra che la mia overslitta non si riesca a riparare. Tranquillo, esiste un altro modo per arrivare al Polo Nord. Forza Dasher! Forza Dancer! Aspetti! Babbo Natale, aspetti! Oh, oh, oh! Di che si tratta, Percy? È il pezzo mancante della mappa delle consegne! Adventure Bay, ma certo! Non possiamo non andare da quella brava gente! Grazie, Percy! In realtà dovrebbe ringraziare Ryder e la Paw Patrol! Oh, Babbo Natale! È davvero lui! Forza! Oh, oh, che bravi cuccioli! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Il Dizzy Dust Express ha misteriosamente superato la stazione. Lo dobbiamo raggiungere e scoprire perché non si è fermato. Per questa missione mi servirà... Sky! Questo cucciolo ha imparato a volare! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Eccolo lì! Pronta, Sky! Pronta, Ryder! Rocky, usa lo scanner a raggi X per controllare la locomotiva. Ma certo, Ryder! Non vedo il macchinista Ed a bordo. Non mi meraviglia che il treno sia fuori controllo. Non c'è nessuno alla guida. Inizio la ricerca aerea dei passeggeri scomparsi. Vedi niente, Sky? C'è qualcosa qui davanti.
Li ha trovati! Si sono rifugiati nel capanno! Wow! Ma i diavoli vorticosi hanno spinto un cumulo di rocce che ora blocca la porta del capanno! Sono trombe d'aria, delle piccole tempeste di polvere! Wow! Quelle trombe d'aria sono davvero potenti! Rubble, quando saremo lì, prendi la scavatrice e rimuovi i massi che bloccano la porta. Così porteremo i passeggeri a bordo del Paw Patroller. Ci penso io! Oh, oh no! Oh! Andiamo! Che bello! Lo spingete, per favore! Il Dizzy Dust Express è pronto per un'altra corsa! Lo apprezzo molto, Rocky! Grazie, Ryder! Cuccioli, avete salvato il treno! Non si preoccupi! E ricordi, ogni volta che tira vento, noi siamo a disposizione! Cuccioli, dobbiamo rimettere Travis nel cesto e riparare il buco nel pallone! Aiuto! Quindi, per questa missione mi servirà... Rubble! Rubble come un razzo! E Rocky! Semaforo verde, signore! Rubble, Rocky, via, via, via! Oh, eccola là! L'isola di Big Bill! No, Travis, aspetti! Questa roccia non mi sembra affatto rocciosa! Sembra fatta di piume! Resista, Travis! Ryder e i cuccioli stanno arrivando! Presto, ripara quel buco, Rocky! Spara a colla! È ora di usare la colla a presa rapida! Adesso usa l'aspirapolvere per riempire il pallone di aria calda! Aspirapolvere! Allora, Travis, stia pronto a saltare sul mio hoverboard e a tenersi forte! Magari ci riprovo quando Big Bill si calma un po'! I pellicani adorano i pezzetti di polpo! Per un pelo, si tenga forte, Travis. Ora la riporto al suo pallone. Un'altra missione compiuta dal vostro Travis il viaggiatore. Ed è così che ho trovato accidentalmente la leggendaria isola di Big Bill. Grazie alla Paw Patrol. Non c'è di che, Travis. Ogni volta che atterra su un Big Bill, noi siamo a disposizione. Ryder, guarda, mira! Quelle grosse impronte sembrano zampe di elefante. Ma certo! Sono da quella parte! Il rombo è molto forte qua giù. Oh, ma è un cucciolo di elefante! Quello è Snort! Ma come fa un elefante così piccolo a emettere un verso tanto forte? Credo di sapere cosa abbia. Qualcosa è incastrato nella zampa posteriore. Oh! No, Randy, allontanati da lì! Torna qui, Snort! Vogliamo solo aiutarti! Ryder, Snort si dirige verso il fiume! Oh-oh! La corrente del fiume è molto forte! Tracker, potresti saltare sulla zattera e usare i tuoi cavi per fermarla! Su questo, ma certo! Imbracatura in arrivo! Presa al volo! Possiamo riportare Snort subito a riva! Ottimo lavoro, Tracker! È tutto a posto, Snort! Sei al sicuro ora! Togliamo questo pneumatico dalla zampa! Piano! Ora! Patrol, siamo pronti all'azione, signore!
Grazie per la velocità, Cuccioli. La palla del sindaco Amdinger sta rimbalzando per tutta la città e sta rovinando la fiera dei cocomeri. Per questo avrò bisogno di... Chase! Dovrai usare la rete per afferrare la palla e impedirle di rompere qualcos'altro. E Rocky, tu userai i tuoi attrezzi per riparare ciò che la palla ha già rotto. Bene, al lavoro, Paw Patrol! Presto, Chase! La rete! Sì, perfetto! Sì, sì, evviva! Dunque, adesso devi fare così. Oh, non ti azzardare! Sta lontano da questi veri cocomeri! Resista, sindaco Goodway, la salveremo! E conosco proprio il cucciolo giusto! Sono qua giù! Vuole venire qua su! Per un pelo! Quella palla non smette di rimbalzare! Dobbiamo fermarla per permettere a Sky di salvare il sindaco, ma come? Ho trovato! Rocky, mi serve il tuo aiuto. Va a prendere il tuo camion per il riciclo e preparati a fare canestro. Certo, gli serve soltanto qualche modifica. Ma adesso è un gigantesco canestro da basket. Non abbastanza grande da far passare il finto cocomero, ma sufficiente a fermarlo. Andiamo! Così dovrebbe andare. E appena in tempo. Chase, usa lo sparapalle. Ora, Sky! Grazie, Paw Patrol! È stato un piacere. In ogni occasione rimbalzante, noi siamo a disposizione. Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! In tenuta da paracadutisti. Quelle sono divise da aviatori. Capitan Turbot e François sono intrappolati in una grotta sull'isola tonante. Insieme a una tigre! Per questa missione avrò bisogno di... Sky, dovrai volare con un elicottero speciale e in qualità di pilota esperto dirigerai la squadra. Sì, questo super cucciolo ha imparato a volare! C'è un'apertura! L'isola tonante è sicuramente un antico vulcano. Pronti? Partenza, cuccioli in volo! Insieme al suo cucciolo. Dunque, il cucciolo entra nel nostro zaino, la mamma ci segue e poi... Adesso basta spiegazioni. Aiuto! Resisti, mamma tigre. Il tuo piccolo se la caverà. Ehi là, piccolino, pronto a decollare? Oh, ma che copilota tenero! Eccoci, piccolino, sano e salvo. La tua mamma arriverà presto. Dovevano essere dietro di noi, ma non li vedo. Sky, abbiamo un problema! Nessun vulcano è troppo attivo per un cucciolo coraggioso! Sky! Vi serviva un passaggio? Saltate su! È stato un salvataggio incredibile, Sky! Un cucciolo deve fare quello che si deve fare! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! La pista da ballo fluttuante del signor Wingnut è salita troppo! Aiuto! Dato che ci sono molti ballerini sulla pista da ballo, gli altri cuccioli rimangano a disposizione! Siamo pronti! Sì, signore, sì! Certo! Bene, al lavoro, Paw Patrol! Dobbiamo tenere la pista da ballo in equilibrio, gente! Resistete! Ci pensiamo noi! Tranquillo, Luke! Ho tutto sotto controllo da qui! Ecco, diciamo... non proprio tutto. Dato che di sicuro ho vinto io, prenderò il trofeo della gara adesso. Mi spiace, ma l'assegnazione del trofeo avverrà soltanto alla fine del concerto, sindaco. Beh, tu hai le tue priorità, ma io ho le mie. Oh! Credo di averlo aggiustato. Wow, Ryder, ma che succede? Il telecomando si è rotto e ha riattivato i propulsori. Ora ci dirigiamo verso l'acqua.
Robocucciolo, vola sulla pista da ballo e srotola i cavi di acciaio. Cuccioli, attaccate i ganci alla piattaforma. Rocky, spegni i motori. Ricevuto. Motori spenti. E il trofeo va a... la Paw Patrol! Hanno mostrato i passi migliori dentro e fuori dalla pista da ballo! Grazie per averci salvati! Nessun problema! Ogni volta che la pista da ballo vuole ballare il rock and roll, noi siamo a disposizione! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! È successa una cosa strana alla festa Brilla nel buio del sindaco Goodway. Gli invitati sono finiti in delle bolle. Adesso spetta a noi far tornare quelle persone a terra. Dunque, per questa missione mi servirà Chase la spia. Ci pensa Chase la super spia! E Marshall. Non aspettavo altro. Bene, al lavoro, Paw Patrol! Oh, guarda, il nostro amico alieno! Salve, sindaco Goodway. Ryder, grazie al cielo, sei qui. I miei invitati fluttuano in aria. Come faccio a servire il punch? Io vado a prendere Alex. Scala! Cannone ad acqua! Guardate, ci sono Katie e Kali. Ci penso io. Scarpe a ventosa! Cavo! Resisti, Katie! Ora vi porto giù! Ehi, aspetta, fermo! Siamo noi, i tuoi amici! Non aver paura! Sembriamo diversi perché indossiamo i costumi per la festa Brilla nel buio! Bella festa, sindaco Goodway! Grazie, Paw Patrol, per aver salvato la festa e tutti gli invitati! Non c'è di che! Ogni volta che un invitato fluttua via, noi siamo a disposizione! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Il sindaco Goodway e il signor Hall facevano paracadutismo, ma il vento li ha portati fuori rotta! Wow, sembra molto pericoloso! E ancora peggio, c'è un puma adulto nei paraggi! Per questa missione mi servirà... Sky! Questo cucciolo ha imparato a volare! Mi servirà anche... Chase! Ci pensa Chase, la super spia! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! È un piacere vedere il tuo elicottero, Sky! Oh, andiamo, Cicaletta! Oh, cospiterina, Cicaletta! Ah, ti ho preso, pollastrella! Grazie, Sky! Torno subito a salvarla, sindaco Goodway! Quel puma si sta avvicinando al sindaco Goodway! Dobbiamo portarla via subito! Cavo! Megafono! Sindaco Goodway, usi la zipline per scendere da lì! Sono una vera avventuriera! Ma non abbastanza coraggiosa ad affrontare un puma! Ma che sta facendo il sindaco Goodway? Non credo che questa sia stata una buona idea! Ma guarda che bei cuccioli, che dolci! Ryder, dobbiamo aiutare il sindaco Goodway! Marshall, vieni qui immediatamente! Sto arrivando! Sindaco Goodway, afferri la cima della scala! Ti prego, fermati! Ti potresti far male, micetto! Riportiamo questo cucciolo dalla sua mamma! Ottimo lavoro, Marshall! Sì, Marshall, sei stato coraggioso! E per quanto quei cuccioli siano adorabili, io ho occhi soltanto per la mia gallinella! Vieni qui, tesorino! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Con l'equipaggiamento da muratori! Grazie per essere già pronti, cuccioli! Qualcuno ha distrutto la casa di zio Otis!
Povero zio Otis! Ma dobbiamo metterci al lavoro tutti quanti per ricostruire la casa di zio Otis. È per questo che ci occorre una squadra di costruzione estrema. C'è bisogno di un esperto di costruzioni che coordini una squadra. E quell'esperto è Rubble, con il suo veicolo da costruzioni estreme. Rubble come un razzo estremo! Al lavoro, Paw Patrol! Rubble! Ero uscito solo un attimo per portare uno spuntino di mezzanotte al mio amico Castoro e... Bam! Non è un lavoro da poco, zio Otis, ma la squadra di costruzioni estreme è pronta a darsi da fare. Forza, cuccioli, datemi una zampa! Non così, intendevo con le macerie! Marshall, usa lo schiacciasassi per appiattire il terreno. Zuma, usa la mini trivella per scavare le fondamenta! Usa l'argano per tirare su le pareti! Argano! Ben fatto, squadra di costruzione! Incredibile! Questa sì che è una casa fatta come si deve! Hola, Carlos! Tracker, come va? Qualcuno vuole radere al suolo la foresta per costruire una pista! Chiunque sia ha preso il Paw Patroller e l'ha ricoperto di macchie di ghepardo! Oh, il ghepardo! Che cosa facciamo, Ryder? Cuccioli, ecco a voi il nuovo Paw Patroller! Siamo pronti all'azione, signore! Robo Cucciolo, portaci nella giungla! Sto per distruggere tutti gli alberi per costruire la mia pista! Ah! Ma quello è l'albero più grande che abbia mai visto! Se riesco a buttare giù quell'albero, riuscirò ad abbattere l'intera giungla! Il ghepardo verso la vittoria! Oh oh, non va affatto bene! Sembra che il bersaglio del ghepardo sia quell'albero davanti a noi! La dobbiamo fermare prima che abbatta quell'albero gigante! Robo Cucciolo, avvicinati in retromarcia! Presto, Rubble! Usa il gancio da rimorchio! Agganciato! Robo Cucciolo, a tutta velocità! Dobbiamo salvare il ghepardo! Certo! Woof! Cavi! Oh, no! Grazie, Ryder! Tu e la Paw Patrol avete salvato la giungla! Ogni volta che un ghepardo imbroglione cerca di abbattere gli alberi, noi siamo a disposizione! Cavalieri del soccorso, siamo pronti all'azione, signore! Chloe e il suo drago volante stanno venendo qui! Noi dobbiamo riuscire a tenerli alla larga dal castello. Ma Ryder, come facciamo noi a fermare un drago volante sputafuoco? Con i nuovi veicoli dei Cavalieri del Soccorso. Wow! Per questa missione mi servirà Marshall. Userai la tua lancia ad acqua per spegnere gli incendi causati dal drago. Questo cucciolo cavaliere non aspettava altro. Ah, bene! Al lavoro, Cavalieri del Soccorso! Adesso facciamo un buco nel ponte e assalchiamo il castello! Che cosa? Ti conviene chiudere l'acqua, Sir Zuppo! Mai! E sono Sir Marshall, un cavaliere del soccorso! Sparks, prendi il volo! Non posso farlo senza aver ripreso il dente di drago! Oh, oh. Sparks, vola a testa in giù!
adesso! Dragorete! Sto bene! Ma il dente di drago magico si è rotto! Marshall, questo è un bene! Chloe adesso non può più controllare il drago! Guarda! Sparks, aspetta, no! A nome di tutta Barkinburg, per aver salvato il nostro regno, vi ringrazio! Quando un drago diventa un po' troppo focoso, noi siamo a disposizione! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Ryder! Sono qui con Alex, quindi stavolta sarà un po' diverso! Wow, andiamo super veloci! I freni del mio veicolo non funzionano, quindi ci dovrete fermare voi! Ma prima di poter fermarci, dobbiamo riuscire a mettere al sicuro Alex. Per questa missione avrà bisogno di... Sky! Prendiamo subito il volo! Al lavoro, Paw Patrol! Ryder, non posso recuperare Alex! Ci sono troppi alberi in mezzo! Che cosa facciamo? E se ci incontrassimo a metà strada? Stavo divertendo. Dobbiamo raggiungere Ryder. È ora di andare alla massima velocità. Mi spiace, cuccioli. La velocità interferisce con la guida. Dovrete cercare di rallentarmi. Chase, proviamo con un paracadute. Ottima idea, Ryder. Ci penso io. Ho soltanto una possibilità, non devo mancarlo! Pronti? Via! Wow! Paracadute! Bella mira, cucciolo! Funziona! Sto rallentando! Siete davvero dei bravi cuccioli! Non capita spesso di farmi salvare dalla mia stessa squadra! Ogni volta che ti trovi su un veicolo fuori controllo, ricorda che noi siamo a disposizione! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Cicaletta e Rostirio si sono impossessati dell'overboard di Danny. Rostirio! Dobbiamo fermarli. Per questa missione avrò bisogno di Chase. Ci pensa Chase! E Sky. Prendiamo subito il volo! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Grazie al cielo, siete arrivati! Vi prego, salvate i nostri piccoli! Lasciate fare a noi! Sky, novità? Occhiali! Li vedo, Ryder! Ryder, sono sul furgone della signora Yumi! Qualcosa non va, Ryder. Stiamo cercando due pennuti. Eccoli lì! Caso chiuso! E se ne vanno! Caso riaperto! Cerco di afferrarli! Questo drone si muove troppo! Non riesco a prenderli! Ora si dirigono verso il mare aperto! Zuma, mi serve subito un salvataggio in mare! E c'è una cosa speciale che dovresti portare con te. Sono sempre pronto, Ryder! Resistete, piccoli! Aiuti in arrivo! Pannocchia di salvataggio! Bravissimo, Zuma! Grazie, Paw Patrol, per aver salvato la mia preziosa cicaletta! Ed il mio ancor più prezioso Rostirio! In ogni occasione, noi siamo a Kikriki disposizione! Comincia a essere buio. Meglio accendere il faro. Chissà cos'altro può fare. Questo sì che è estremo! Chissà se le riesco a illuminare con la luce del faro. Ora metto la luce alla massima potenza e sarà abbastanza chiaro per... il numero acrobatico più entusiasmante di sempre!
Oh. Adesso quella nave non riuscirà a vedere l'isola! Oh no! La porta è chiusa e ho lasciato le chiavi dentro! Devo chiamare la Paw Patrol! La porta non si vuole aprire! Chase, usa le scarpe a ventosa per arrampicarti ed entrare da quella finestra! Scarpe a ventosa! Potrei fare dei bei numeri con quelle scarpe! Zuma, come procede? È buio pesto qua giù! Non credo che il capitano riesca a vedermi o a sentirmi! Mantieni la distanza, Zuma! D'accordo, Ryder! Intanto continuo a chiamare il capitano! Sono dentro, Ryder! Ora vengo ad aprire! La lampadina è fulminata! Ne occorre una nuova! Lampadina nuova in arrivo! Dobbiamo fare in fretta, oppure il mercantile si schianterà! Ryder, la nave ha tirato! Yuhu! Sì! Questa missione è un po' strana. Delle scimmie hanno costruito una struttura per giocare e hanno intrappolato Carlos in una gabbia. Sul serio? Come hanno fatto delle scimmie a costruirla? Tracker ha detto che hanno usato degli attrezzi colorati che hanno trovato in giro. Per questa missione avrò bisogno di... Rocky! Semaforo verde, signore! E Chase! Ci pensa Chase, signore! Bene! Al lavoro, Paw Patrol! Qui! Alle scimmie non servono le pinze! E anche tu! Ridammelo! Paw Patrol! Meno male che siete arrivati! Per noi è un piacere, Carlos! Ti tireremo fuori in un baleno! Rocky, smonta questa struttura! Subito! Cacciavite! Grazie, Rocky! Ryder? Non c'è di che, Carlos! Ryder, Carlos! Avete visto Mandy? No, perché? Ecco perché! Quella ruota viene dal nostro Paw Patroller! Recuperiamo gli attrezzi prima che le scimmiette facciano altri danni! Megafono! Balane fresche! Venite a prenderle! Sì! Ottimo lavoro! Siete proprio dei bravi cuccioli! Grazie, Ryder! Paw Patrol! Avete salvato la giungla da quelle scimmiette dispettose! Ogni volta che una scimmia combina qualche guaio, noi siamo a disposizione! Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli! Le torte del signor Porter sono finite in un tornado! E adesso questo... Tornado lancia torte dappertutto! Chase! Userai il tuo megafono per allontanare la gente dal percorso del ciclone. E Rocky, con i tuoi attrezzi aggiusterai tutto quello che romperà. E Marshall, userai il cannone ad acqua per pulire tutto quello che verrà sporcato dalle torte. Al lavoro, Paw Patrol! Lucido e splendente! Ti piace, Cali? Ehi, mettiti a riparo! Il tornado ha sporcato il negozio di Katie e rotto l'insegna! Stiamo arrivando! Marshall, porta Rocky sul tetto! Scala! Pinze! Cannone ad acqua! Ops! Scusami, Rocky! Io non ero sporco di torta! Ryder, da quassù riesco a vedere il tornado! Andiamo, cuccioli! Finché le torte resteranno al suo interno, il tornado continuerà a girare. Sky, Rubble, ho bisogno di voi! Questo cucciolo ha imparato a volare! Rubble come un razzo! Sky, solleva Rubble con il gancio. Portalo sopra al tornado e abbassalo lentamente. Una volta all'interno, lancia via le torte con la pala. Pala! Yuhu! Ah, fuori campo!
troppo fritto! Grazie mille per l'aiuto, Paw Patrol! Che cosa è successo? Il reperto d'oro è scomparso! Cuccioli, separatevi e cercatelo! Raider, Carlos, da questa parte! Ho trovato delle impronte! Non ho mai visto niente del genere! Wow! Sono delle zampe davvero enormi! Il reperto è scomparso e qui ci sono delle strane enormi impronte! Lo avrà preso a zampa grossa! Non sappiamo che creatura sia, ma sappiamo che il reperto è antico e dovrebbe stare in un museo! E dobbiamo recuperarlo! Raider! Ho appena visto qualcosa che luccica muoversi tra gli alberi! Quel verso è di Mandy! È nei pasticci! Oh no! Zampa Grossa l'ha presa! Mandy! Ti salvo io! Il reperto! Così rotolerà nel fiume! Sky, puoi prenderlo con il tuo gancio! Gancio! Miei cari amici, i segni che vedete su questo antico reperto d'oro sembrano proprio le nostre impronte misteriose. Quindi non è stato Zampa Grossa a lasciare queste tracce, ma è stato il reperto, con l'aiuto delle scimmie. Grazie per aver recuperato il pilastro, Raider. Non c'è problema, in ogni occasione noi siamo a disposizione. Ehi, Everest, che cos'è stato? Sta tranquillo, Alex, è solo un gufo che bubola. Questo no. Oh, cosa fate voi due svegli? C'è uno strano rumore. Credo che venga dallo stagno. Potrebbe essere il fantasma dello stagno delle rane. Meglio andare a controllare. Deve essere il fantasma della storia del nonno. Alex, lo sai, i fantasmi non esistono. Oh! È il fantasma dello stagno delle rane! Sarà meglio chiamare la Paw Patrol! È arrivata la Paw Patrol! Loro troveranno il fantasma! Niente paura, ci pensiamo noi! Everest, setaccia il bosco! Io e Chase andiamo allo stagno! Ricevuto, Raider! Avete trovato il fantasma? Sì! Woo! Faro! I versi non sono di un fantasma, sono solo rane molto grandi. Rane toro? Ma loro non vivono in questo stagno. Come sono arrivate fin qui? Eh? Sindaco Humdinger! Cosa sta facendo con quelle rane toro, Sindaco? Beh, ecco, sono venuto a fare un'altra passeggiata e... va bene! Il loro gracidare mi tiene sveglio tutta la notte. Così le ho spostate in questo luogo. Ecco perché non ho riconosciuto il loro verso. Queste rane vengono da Foggy Bottom. Ed è lì che le riporteremo. Le porto io a Foggy Bottom. Possiamo andare insieme, Sindaco? Ma prevedo che sarà un viaggio molto lungo e rumoroso. Paw Patrol, siamo pronti all'azione, signore! Grazie per la velocità, cuccioli. Olivia lo struzzo è nei guai. Tranquilli, Olivia se la caverà perché noi l'aiuteremo. Rubble, userai la gru per spostare la roccia e liberare Olivia. Sky, tu userai l'imbracatura per tirare fuori Olivia dal canyon. Bene, al lavoro, Paw Patrol! Raider, puntuale come sempre. Sta tranquillo, Oscar. Salveremo Olivia. Gru! Presa! Ora sollevala! Bene, Sky, usa l'imbracatura! Non credo che a Olivia piaccia volare! Devo metterla giù! Dobbiamo trovare un altro modo per farla tornare al suo nido! Povera Olivia! Le fa male la zampa! Di sicuro non può camminare fino a casa! Servono delle ruote!
Robocucciolo, rispondi! Raggiungici con il Paw Patroller, così potremo accompagnare Olivia al ranch. Olivia, ecco il Paw Patroller. Robocucciolo ti porterà a casa. Ora facciamo salire Olivia e... Robocucciolo, usa i jet per raggiungerli e riportarli qui. Fermo! Fermo! Grazie, Robocucciolo! Grazie per aver salvato la famiglia di Struzzi Rider. Non c'è di che! Ogni volta che qualcuno fugge, noi siamo a disposizione! Wally, ma che cos'è questo congelamento corporeo? Cugino, perché non mi hai detto prima che volevi giocare alle belle statuine? So restare fermo più a lungo di te. Non si tratta di un gioco, François. Qualcuno qui mi ha congelato. Congelato, hai detto? Allora chiamo la... Paw Patrol? Marshall, andiamo al porto a scongelare Capitan Turbot e Wally. Pronto per un soccorso caloroso! Sky, tu mettiti sulle tracce di Harold. Ricevuto, Ryder! Finalmente i super cuscioli! È ora di alzare la temperatura! Un milione di grazie, Super Marshall! Non c'è di che! Ryder, attento al raggio congelante di Harold! Everest, devi combattere il ghiaccio con il ghiaccio! Diamoci dentro! Oh, congelare la gente non è carino! Oh, già! Abbandonare la nipote del sindaco mobile! Ah! Oh, il frammento di meteorite! I miei superpoteri! Grazie, supercuccioli, per aver scaldato la città e i nostri cuori! Nessun problema! In ogni occasione ghiacciata, noi siamo a disposizione! A me nemmeno piace il freddo! Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon!